Monica Lambour. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, che è Monica Barban, che è specializzata in tutto quello che è shabby, coastal, è una decoratrice fantastica, adoro il suo lavoro e quindi sono molto contenta che sia qua, anche perché ho visto il progetto che faremo e è stupendo. Quindi grazie di essere grazie qua. Grazie a te, Chiara, ringrazio anche dell'ospitalità Calambour. E oggi lavoreremo con le nuove carte Calambour Le Coastal, e è un progetto, cioè realizzeremo un appendiabiti con anche i nuovi colori Coastal dei Calambour. Ok, allora sono felicissima di partire, iniziamo subito che non vedo l'ora. Perfetto. Quindi come primo passaggio andiamo a stendere il fondo opaco all'acqua, okay. Pennello a secco le grezze, magari ce la continuiamo, e andiamo a stendere. Allora, stendere il fondo opaco sull'MDF è molto importante, giusto? Perché se noi stendiamo il colore acrilico come prima cosa, l'MDF lo assorbe tutto e ne sprechiamo un sacco. Esatto. Adesso è asciutto il nostro fondo, bene. Cosa facciamo? Passiamo il colore acquamarina, che si accosta benissimo alle nuove carte Coastal. Perfetto, lo confrontavo prima col colore delle carte e sembra fatto apposta, in realtà è fatto apposta per queste carte. È molto denso, vedo. È molto denso e ha un'ottima copertura, quindi con una stesura otterremo già un ottimo lavoro. Allora proviamo. Lo stendiamo su tutta la superficie? Lo stendiamo su tutta la superficie, okay. Esatto. Direi che la Calambour con questi colori ci risparmia un bel po' di tempo di aspettare che asciughi e poi esatto. Stenderlo l'altra mano. Esatto. E forzare col foam che in realtà sarebbe meglio non fare. Sì, sì. Quindi il colore vedo che è molto denso e se lo diluissimo? Allora, si può comunque diluire perché è un prodotto ad acqua. Consiglio in questo caso di andremo poi ad agire con la carta vetrata, quindi di non allungarlo con l'acqua. Ok. In questo caso. Bene, adesso che si è asciugato questo colore, utilizziamo il marrone conchiglia. Con un pennello sottile andiamo a disegnare delle linee in orizzontale per andare a dare l'immagine di tanti listelli uniti, quindi il marrone è come se fosse un po' lo stacco, insomma l'ombra tra un listello e l'altro, quindi anche in maniera molto irregolare, imprecisa. Lo farei abbastanza sottile e poi magari in alcuni punti ti puoi anche allargare un pochino, pigiando un pochino di più il pennello e ti vai ad allargare. Allora, adesso? Adesso che abbiamo creato questi listelli, utilizziamo la cera anticante che ci farà da isolante tra i colori, quindi noi andiamo a metterla sulle righe marrone conchiglia che abbiamo disegnato, perché quelle comunque le dovremo vedere, okay. E poi in alcuni punti qua e là sul colore acquamarina, quindi vediamo come fa. La cera anticante, okay. È abbastanza solida, comunque è morbida. Ricordiamoci che i pennelli che andiamo a utilizzare per le cere, converrebbe utilizzarli solo per le cere, perché okay. Non riusciamo mai a tenerli puliti, quindi io direi di utilizzare questo un po' più grosso in maniera molto grezza, cioè decidi tu in quali punti vuoi andare poi a scoprire il tuo colore acquamarina. Quanto ne devo mettere? Ma non tantissima, quindi uno strato leggero mi leggero basta. Leggero, esatto, quindi nei punti dove vai a mettere la cera anticante, quando poi andiamo a colorare isolerà, cioè quindi l'acrilico bianco non rimarrà lì, ma ci permette di andare a scoprire il colore di fondo.
io adesso utilizzo quello piccolino per coprire le linee che ho disegnato. Allora, adesso la cera non aspettiamo che si asciughi. Non aspettiamo che asciughi, okay, perché ci servirà da isolante tra un colore e l'altro, e utilizziamo ora il bianco perla. Bene, quindi andiamo a colorare tutta la superficie, e anche qui ribadisco, con una sola mano puoi notare come si copre un colore come l'acqua marina, che è molto scuro, insomma, quindi un bel contrasto, però questo bianco riesce a coprirlo molto bene. Non vi preoccupate, il lavoro sotto l'abbiamo fatto per qualcosa. Anche se non copri perfettamente, ricordiamoci che dobbiamo andare a carteggiare per scoprire il lavoro di base. E adesso che è tutto bianco? E adesso che è tutto bianco, andiamo a carteggiare con una carta vetrata sottile. Cioè, distruggiamo tutto quello che abbiamo appena fatto. Esatto, andiamo a distruggere tutto quello che abbiamo fatto. E andiamo a carteggiare in un unico senso, senza incrociare ovviamente. Quindi all'inizio credevo che bisognasse ricordarsi precisi dove avevamo fatto le righe, invece no, io vado e dove anche se c'è sono la cera, fa da isolante tra un colore e l'altro, e quindi il colore torna fuori. Quindi non serve ricordarsi dove l'abbiamo fatto. Esatto, per passiamo la carta vetrata ovunque. E adesso il decoupage. Finalmente utilizzeremo queste nuove carte Calambur Coastal, giusto? Esatto. Quindi la posizioniamo e facciamo un taglio a strappo. Un taglio a strappo. Quindi con l'acqua. Guidato con l'acqua. Incolliamo? Incolliamo. Colla per decoupage. Colla all'acqua per decoupage, eccola lì, un piattino. Carta di riso 20 grammi. 20 grammi la colla. Quindi appoggiamo la carta e incolliamo da sopra, perché è una carta leggera. Quindi mi evito anche le due passate di colla. Esatto. La carta di riso è fantastica. È fantastica. Con quale pennello la stendiamo la colla? Cos'è meglio? Pennello a setole grezze, va benissimo. Ora togliamo l'eccesso di carta, giusto? Ora togliamo l'eccesso di carta e possiamo scegliere di farlo a strappo. Esatto. Oppure ben definito con l'aiuto di un cutter. Bene. Bene. Arriviamo quindi alla vernice di protezione, che è la parte fondamentale per Chiara, che è precisa di... No, serve a proteggere comunque i colori acrilici e la carta. Utilizzeremo una vernice satinata all'acqua. Usiamo un pennello a setole morbide, giusto? Esatto. Per vedere dove l'abbiamo già stesa, guardiamo un attimo in controluce, giusto che esatto, si vede. Quindi passiamo all'appendino, degli appendini di metallo normalissimi trovati in un mercatino, quindi abbiamo fatto l'affare, su cui andiamo a mettere l'aggrappante acrilico, che mi garantisce l'ancoraggio del colore, quindi a questo punto anche sul metallo. Okay. Sì, l'aggrappante si usa un po' per tutti quei materiali che non sono porosi, il vetro, esatto, il metallo. E per tutte le superfici difficili. Quindi passiamo. Adesso che poi l'aggrappante è asciutto, giusto? Il colore acqua marina. Quindi a questo punto, si è asciugato l'acqua marina, rimettiamo la cera anticampe. Come abbiamo fatto qua, esatto, uguale. Andiamo a fare la stessa cosa. Quindi un po' qua, un po' là. Quindi prendiamo di nuovo il bianco perla e andiamo a colorare
coprire il verde acqua. Se anche non copriamo perfettamente va bene, giusto? Tanto esatto. Sappiamo che poi andiamo a carteggiare. Bene, poi, ora carteggiamo. Esatto. Quindi passiamo la vernice protettiva all'acqua. Perfetto. Satinata, come abbiamo fatto prima, esatto. Che adesso immagino che faremo la stessa cosa con l'altro appendino. Esatto. Quindi a questo punto è tutto asciutto. È tutto asciutto. Posizioniamo finalmente i nostri appendini. Deciderai poi come posizionarli e poi andiamo ad avvitare. Questi sono i nostri progetti. Potrete vedere che abbiamo posizionato diversamente gli appendini per una buona ragione. Esatto. Esatto, perché lei ha avuto un'idea aggiuntiva e quindi adesso andiamo a scoprire bene che cosa ha fatto. Allora, io ho deciso di aggiungere un vasettino dentro cui metterò una piantina e quindi vado a fare un decoupage sempre con le carte Coastal che si abbinano molto bene fra di loro. Quindi andrò a ritagliare queste immagini che poi andrò ad incollare sul vasetto. Quindi una volta ritagliate le immagini che ho deciso di andare a incollare, sempre con la colla per decoupage, appoggio la carta di riso e la incollo. Al mio vasetto ho fatto precedentemente dei fori per poterlo poi avvitare all'appendino. Allora, questi sono i due progetti finiti, la variante bellissima con la piantina e quella un po' più semplice, diciamo, con i due appendini. Quindi tu hai anche il pollice verde. Ci provo. Insomma, che fortuna. Niente, questi sono i due progetti finiti, spero che il progetto vi sia piaciuto, a noi è piaciuto tantissimo, quindi voglio ringraziare tantissimo Monica per essere stata qua con noi oggi e voglio ricordarvi di iscrivervi al canale nel bottoncino che trovate qua sotto e ringrazio anche voi per essere stati con noi e ci vediamo la prossima volta. Grazie ancora Monica. Grazie a te Chiara, mi ha fatto molto piacere. Alla prossima. Alla prossima, ciao ciao. Per realizzare l'attaccapanni Shabby in stile Coastal, Monica ha steso il fondo opaco all'acqua su tutta la superficie della tavola in MDF. Una volta asciutto, ha steso il colore acquamarina su tutto l'oggetto, dove poi con un piccolo pennello ha tracciato delle linee orizzontali con il colore marrone conchiglia per ricreare l'effetto degli steli di legno e ha lasciato asciugare. In seguito ha steso uno strato leggero di cera anticante laddove voleva che il colore di fondo emergesse. Senza attendere che la cera si fosse asciugata, ha dato una mano di colore bianco perla. Con la carta vetrata ha carteggiato tutta la superficie dell'oggetto. Ha poi posizionato la carta di riso precedentemente ritagliata sulla tavola in MDF e l'ha poi incollata con la colla all'acqua per decoupage. In seguito ha protetto la superficie della decorazione con una mano di vernice satinata all'acqua. Ha ricreato l'effetto shabby sugli appendini. Per arricchire il suo attaccapanni Coastal vi ha inserito una piantina di edera.